Questa domenica, la domenica del letario, la liturgia ci rappresenta come un concentrato di affermazioni gioiose, tanto che la stessa austerità dell'avvento viene attenuata da questa domenica terza, che è detta appunto domenica Gaudete. Noi dimentichiamo che il nostro Santo Padre Francesco alcuni anni fa ha scritto una esortazione apostolica rivolta ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Perché il mondo attuale è particolarmente bisognoso di un annuncio che sia gioia, che il clima che viviamo non è di gioia, ma è di paura, di preoccupazione, come più volte abbiamo osservato. E il Papa comincia così la sua esortazione. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Devo dire che se noi abbiamo incontrato Gesù, dovremmo sperimentare questo riempimento del cuore di gioia. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice. L'evangelizzazione è sempre da ricominciare da capo, però ogni stagione culturale domanda un linguaggio, domanda un modo diverso di dialogare con la nostra, i nostri contemporanei, ma anche verso di noi stessi, perché noi abbiamo incontrato Cristo, se non saremo qui. Però se resta un ricordo di qualcosa che è avvenuto nel passato, ma adesso siamo tristi, veduti, realizzato ciò per cui il Papa promette di entrare la gioia del nostro cuore. Quindi il nostro impegno, parlo per me, è percepire che quello che ci ha fatti diventare, desiderare di essere cristiani, è l'incontro con Cristo, ma che Cristo non è del passato, ma è adesso, oggi. E che il mondo di oggi abbia bisogno particolarmente di questo incontro per trovare la gioia, il Papa lo descrive così. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata dei piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo, è permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite. Persone scontente, senza vita, questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita dello Spirito che surga dal cuore di Cristo risorto. Ecco, noi celebriamo la Pasqua ogni anno e facciamo tanti discorsi sulla Pasqua, ma io divento cristiano, o vivo in pace, se io mi rendo conto che siamo nel tempo del dopo Pasqua, cioè quello che gli apostoli hanno percepito il giorno in cui Cristo, che aveva visto morto e sofferente in croce, l'ha visto vivo in mezzo a loro, ha cambiato completamente il loro interiore, hanno capito niente, ma hanno capito che qualcosa di eccezionale era accaduto. Ecco, noi dobbiamo renderci conto che siamo cristiani, perché
abbiamo percepito che è accaduto qualcosa di eccezionale. Eccezionale in che senso? La Chiesa porta questa notizia. Eccezionale nel senso che quando si incontra Cristo, uno percepisce che è quello che il suo cuore ha sempre desiderato: essere perdonato, essere riconciliato con Dio, essere capace di perdonare il prossimo, essere certi che c'è la giustizia che in fondo darà il diritto giusto a tutti coloro che sono trattati ingiustamente. Insomma, qualcosa che risolva tutte le nostre domande. Ecco, allora la nostra conversione è di entrare completamente da capo in questo mondo qua. Continua il Papa. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c'è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Ecco, io credo continuare con questo contenuto della promessa del Signore, ma vorrei leggere una riflessione che ha fatto Santa Teresa di Calcutta parlando ai sacerdoti. Dice, parlando dei preti, la gioia è preghiera. Se noi non preghiamo, non attingiamo questa gioia. La gioia è fortezza. Dopo che uno ha pregato, sente che può fare qualcosa che prima riteneva impossibile. La gioia è amore. La gioia è una rete d'amore con la quale voi preti potete arrivare agli anime. Cioè, la rete di amore vuol dire che tutto deve esprimere l'attenzione alla persona, alla tua persona, con i tuoi problemi. Ogni altro tipo di rete non funziona. Il Papa dice che bisogna fare proseliti, cioè cercare di essere in tanti in qualche modo, attirando le persone magari con degli stratagemmi intelligenti. Non è questo che fa diventare cristiano il mondo. Diventa cristiano il mondo quando si accorge che è possibile una vita diversa. E non è possibile in teoria, ma si incontrano delle persone che hanno tanta ragione di essere arrabbiate. Le cose vanno male, che sono trattate giustamente, eppure sono in pace, eppure sono tranquilli, poi non perdono la speranza. Continua Santa Teresa. Dio ama chi dona con gioia, dona di più chi dona con gioia. La miglior via per mostrare la nostra gratitudine a Dio e alla gente è di accettare tutte le cose con gioia. Accettare tutte le cose con gioia. E uno può mettersi in questa logica che è anche ragionevole, se ammette che c'è un padre, una provvidenza, uno che si occupa di noi e che misteriosamente ci conduce nel tempo anche nella burrasca in cui possiamo trovarci. Come la Chiesa per tante volte è stata, anzi è sempre nella burrasca. Un cuore contento è il risultato normale di un cuore che brucia d'amore. Non lasciate entrare in voi nulla di triste che possa farvi dimenticare la gioia di Cristo risorto. Tutti anelliamo al cielo dove abita Dio. Quando diciamo Dio, diciamo la risposta a tutte quante le nostre domande, i nostri bisogni, i nostri desideri. Ma noi abbiamo un nostro potere di stare in cielo con Lui anche adesso, di essere felici con Lui in questo preciso momento. Ma l'essere felici con Lui adesso significa amare come ama Lui, aiutare come aiuta Lui, dare come dà Lui, servire come serve Lui, salvare come salva Lui, stare 24 ore con Lui. Raggiungere Lui nel suo doloroso travestimento. Mi ha molto colpito questa parola, che Gesù viene a noi nel travestimento.
Io me lo dico ogni volta che vengo a messa con voi, dico, ma la ragione del nostro adorarci è che c'è Gesù travestito da questa gente che è qui e che è presente, che ci ascolta, che aspetta che noi gli si apriamo il cuore, che aspetta che noi gli affidiamo tutta la nostra vita, i nostri problemi, sapendo che lui può tutto. Allora questo travestimento che è doloroso, perché Gesù si fa carico di tutte le miserie umane, di tutti i peccati e anche dei nostri, ecco, questo travestimento doloroso è il passo che ci è chiesto, difficile, se vogliamo vivere la fede. Perché il Signore non ci ha promesso che non avremo problemi, ha detto addirittura che saremo perseguitati. Se uno non è perseguitato vuol dire che proprio non significa niente, dove vive, dove lavora, è come gli altri. Ma se uno comincia a dire no, questo non lo voglio, questo non va bene, questo è sbagliato, in nome di quel Cristo che porta dentro, allora comincia ad essere guardato male, a dire tu sei un talebano, tu sei uno che non si può dire insieme. È ciò che il Signore ci affida, di essere anche noi un travestimento della sua presenza, di lui che è morto e risorto. Ecco, con questo cuore vogliamo vivere queste settimane di avvento e poi ci separa da Natale, desiderando di rincontrare oggi il Signore, quello che accende la nostra speranza e ci promette la gioia.